Nella stagione 2013-2014 è il ritorno di Pistoia in Serie A, grazie a 5 vittorie consecutive nel finale di stagione, arrivate ai playoff, portate Milano, la corazzata Milano alla quinta partita e tu ricevi il premio di migliore di allenatore dell'anno. Sì, contro Luca Banchi, allenatore che aveva appena lasciato da poco Siena. È stata speciale, una serie speciale. Abbiamo vinto lo scontro diretto all'ultimo di campionato in casa con Caserta, e praticamente ribaltando la differenza canestri, perché perdemmo di 3 da loro e vincemmo di 5 in casa, e questo ci ha consentito di arrivare appunto ottavi. Avevamo fatto una scommessa inizio stagione, perché un po' per riconoscenza, un po' perché credevamo che fosse una scelta che avrebbe pagato alla lunga, e cioè confermammo i 3 pilastri della stagione precedente italiani, e cioè Galanda, Cortese e Guido Meini, 3 giocatori che probabilmente per motivi diversi in Serie A non avevano futuro. Però in quel momento, in quel contesto, a Pistoia, sono stati e pensavamo che sarebbero stati importanti, perché avevano qualità morali, hanno tuttora tutti e 3 qualità morali eccellenti. Questi 3 ragazzi, ovviamente in campo tecnicamente e a supporto di un gruppo di 5 giocatori americani, che fu lì la scommessa. Avremmo dovuto costruire giorno dopo giorno in palestra una chimica e una struttura di gioco che era tutta da inventare, perché appunto erano 5 giocatori nuovi, nuovi tra loro, nuovi con noi. E quindi niente, fu una stagione che partì molto difficile, con dei problemi, ma alla fine ci dette un risultato straordinario. Mentre invece della tua esperienza alla guida di Varese fra il giugno del 2015 e il dicembre del 2016, quella precedente a questa mezzanina, cosa ci racconti? In breve, anche perché è stata un'esperienza che si è conclusa molto male, il primo anno fu un anno molto positivo, perché consapevoli degli errori che facemmo in sede di mercato, di costruzione di squadra, entro il mese di gennaio provammo a porre rimedio, e i rimedi furono straordinari. Arrivammo noni a un passo dai playoff, e soprattutto gi ci giocammo la finale di FIBA Cup, con un'apoteosi di trasmigrazione di tifosi senesi, scusate il lapsus, varesini straordinario. Il vero grande problema di quelle 2 stagioni è stato che non abbiamo in nessuno dei 2 casi costruito una squadra adeguata per il doppio impegno, per l'impegno campionato e coppa. Nella prima stagione lo abbiamo capito e abbiamo posto rimedio; nella seconda stagione ha pagato l'allenatore. Dopo aver passato in rassegna un po' la tua carriera, passiamo alle domande, diciamo, più di carattere generale. Tu che hai avendo vissuto il basket nella doppia veste di giocatore e adesso di allenatore, hai probabilmente una prospettiva privilegiata. Che momento attraversa oggi la pallacanestro italiana? Estremamente complicato, estremamente difficile. Le idee, i progetti per il settore giovanile pensati in passato non hanno ottenuto dei grandi risultati. Non abbiamo giovani che potranno dare un ricambio importante al basket di alto livello italiano. Sono dell'idea che bisognerebbe fare passi indietro a livello di numero di stranieri all'interno dei nostri campionati, e soprattutto ci vuole una ristrutturazione del sistema basket a 360 gradi. Noi siamo in questo momento, le aziende che fanno basket, le società che fanno basket sono in difficoltà, e io credo che se non si riparte dai palazzetti, se non si riparte da una regolamentazione per il settore giovanile, se non si riparte da tutto quello che è la base, prima ancora che le partite della domenica, perché le partite della domenica sono solo uno specchio di quello che si fa, che il movimento è prima, durante. E quindi io credo ci sia bisogno di una grandissima ristrutturazione alla base del movimento. Perché secondo te il prodotto basket non riesce ad ingolosire televisioni e sponsor tanto quanto meriterebbe? Ma perché noi si vende solamente la partita.
E la partita, per i motivi che ti ho detto prima, è una partita che quando ti va bene è una partita equilibrata e ti giochi il risultato finale, ma lo spettacolo che sia in Lega 2 che in Serie A, e per non parlare di campionati minori, viene offerto è uno spettacolo che andrà sempre di più a peggiorare. E quindi la mia idea, che poi l'idea in Germania, l'idea in Francia, l'idea in Spagna, l'idea ovviamente negli Stati Uniti, che sono i maestri di questo, è: si vende un prodotto che è un involucro da 3 ore e mezzo, 4 ore, in cui ci sono tante altre cose, non solo la partita. Hai nominato giustamente l'America, in qualche modo anticipando un po' la mia domanda successiva. Ti ho chiesto della tua posizione privilegiata da conoscitore diretto del basket italiano. Sappiamo invece che tuo figlio Davide è attualmente impegnato nel college basket americano a Texas Tech University. Ecco, in parte l'hai già detto, ti chiedo com'è il college basket americano e cosa è possibile, secondo te, si potrebbe importare nel nostro campionato, nelle nostre società, nel nostro sistema? Ma guarda, io qui avremo bisogno di un paio di giorni, perché io ho avuto questa bellissima, straordinaria occasione di poterlo seguire direttamente. Davide è sempre stato appassionato di basket americano, siamo stati in passato 2 volte a fare dei viaggi per vedere partite o visitare college o high school, quindi il fatto che lui abbia fatto questo salto triplo in avanti è stato per me un motivo straordinario di informazione e un'occasione per conoscere appunto un mondo che non conoscevo così in profondità. Lui sta vivendo un'esperienza straordinaria, un'esperienza di vita, e grazie alle sue grandissime qualità di adattamento e di desiderio di inseguire un sogno importante come quello di giocare al più alto livello possibile, in questo momento lui sta giocando in una delle conference più importanti, che è la Big 12, più competitive, e gioca tanto e ha anche un ruolo importante all'interno della sua squadra. Quindi esperienza di vita, scuola e gioco, lui in questo momento è all'apice del suo sogno. Cosa potremmo importare? È molto complicato. Io già, ripeto, nella risposta di prima, il fatto di poter migliorare il prodotto che si offre ai tifosi, a chi viene al palazzetto, ma a partire dall'intrattenimento durante le pause, a partire dalla presentazione dei giocatori, a partire da iniziative per i giovani, iniziative di marketing, iniziative anche di shopping, di ristoranti, di bar, cioè creare un momento in cui la famiglia viene a passare 3-4 ore divertenti oltre che all'ora e mezzo di partita, secondo me sarebbe già questo un passo avanti enorme, perché amplierebbe il pacchetto, no? Movimento economico in maniera straordinaria, da dove poi poter costruire le basi per ogni tipo di altro progetto. Tornando più strettamente alla tua attività, quali sono i valori alla base della costruzione del gruppo che tendi a seguire, e quali caratteristiche morali più che tecniche cerchi nei suoi giocatori? Guarda, oggi la cosa che più è difficile trovare in un giocatore è l'idea di giocare a basket non solo per se stessi, non solo per le statistiche, non solo per andare a leggere alla fine di una partita i numeri propri e se si è giocato bene, se si è giocato male. Cioè, in poche parole, trovare quei giocatori che ci sentono, che sentono il dovere primario di giocare per vincere una partita e non di giocare a basket per interesse personale. E questo io ci sono stato molto attento. La mia scelta quest'estate era prioritaria in quest'ottica qua. Io sono molto contento di aver costruito questo tipo di gruppo, perché in mezzo a grandissime difficoltà i ragazzi sono ancora insieme, sono ancora uniti, e non ti nascondo che il periodo più difficile, che spero oggi sia alle spalle, cioè il mese di dicembre, è stato difficile appunto perché non sono riuscito a tenerli uniti all'interno di questo tipo di intenti e di obiettivo, perché alla fine è un gruppo unito può giocare e può andare in campo e lottare contro tutto e tutti.
Ti abbiamo visto in questa prima metà di campionato ruotare quasi freneticamente i quintetti e gli uomini e sperimentare varie e diverse situazioni tattiche. Quali sono, se ci sono, sappiamo che sei un allenatore molto camaleontico, quali sono, se ci sono, i capisaldi del tuo sistema di gioco? Guarda, a me piace il fatto di... Allora, intanto non ti nascondo che è molto più facile allenare squadre da 7 giocatori o da 7 più 1, perché facendo tanti cambi il rischio dell'errore da parte dell'allenatore è molto grande. Quando tu invece hai 7 giocatori o al massimo 8, quelli sono, loro si sentono più coinvolti, più certi, più in fiducia, e quindi non ci sono dubbi che allenare un numero più ristretto di giocatori è più facile. Però c'è un aspetto molto negativo: se noi avessimo avuto una squadra di 7 giocatori, con gli incidenti che abbiamo avuto da inizio stagione a oggi, probabilmente non avremmo il numero di partite vinte che abbiamo oggi, primo. Secondo, l'obiettivo delle rotazioni che io ho avuto fino ad oggi è molto semplice: mantenere alta l'intensità e l'aggressività e la fisicità all'interno delle nostre partite. Non sempre ci siamo riusciti, e quindi questo è un obiettivo che non è automatico quando fai tante rotazioni e quando hai un numero di giocatori così grande, perché, ti ripeto, il discorso di prima del coinvolgimento, del sentirsi coinvolti e del sentirsi importanti, gioca un ruolo estremamente importante. I punti di riferimento, chiamiamoli così, della nostra squadra ci sono, e hanno un nome e un cognome, ma è giusto che li teniamo fuori dalla dialettica, diciamo così, ufficiale. Ecco, io credo che in tutte le squadre ci sono i giocatori che hanno le casacche più pesanti, ci sono i giocatori che hanno ruoli marginali, ma non per questo meno importanti. Quindi non escludo che da qui in avanti possiamo anche accorciarle ancora di più le rotazioni, magari andare su un sistema di gioco un pochino più stretto rispetto a quello che ho usato fino ad ora. È difficile vederti strigliare in maniera piuttosto evidente uno dei tuoi più facile, più frequente, invece vederti incitare i tuoi ragazzi e magari inserire all'interno del messaggio positivo la correzione tecnica o tattica. Come curi il tuo modo di comunicare, di arrivare ai suoi giocatori? Senza mai perdere di vista che un giocatore deve essere in fiducia. Se un giocatore è in panico, è in difficoltà, è in un momento psicologico negativo, non potrà mai rendere al massimo. Quindi l'idea che mi porto con me sempre è quella di cercare di essere positivo, cercare di essere, di trovare una chiave di lettura positiva per stimolare i miei giocatori, e se proprio serve, in qualche occasione ho un po' pestato anche troppo sull'acceleratore delle cazziate, e se mai dovesse servire questo tipo di atteggiamento, finire sempre comunque con un aspetto positivo, perché il ruolo dell'allenatore è quello di costruire, non quello di distruggere. Ingaggeresti mai il Paolo Moretti giocatore per una delle tue squadre, e come lo impiegheresti? Vabbè, assolutamente sì, anche se oggi quel giocatore lì magari farebbe fatica anche in Lega 2 a giocare, perché a livello di fisicità e di atletismo il basket è cresciuto molto in 15-20 anni, da 15-20 anni a questa parte. Però la qualità di capire il gioco, di mettersi al servizio della squadra, di passare bene il pallone, di rinunciare a qualcosa di sé per metterlo al servizio appunto del gruppo e dei compagni, queste sono qualità che ogni allenatore apprezza, e mi farebbe piacere che i miei giocatori ce l'avessero. Ecco, la stagione, questa parte di stagione della Menzana è un po' stata vissuta continuamente su una specie di otto volante di sensazioni. È possibile che il tuo gruppo abbia un po' sperimentato l'intera gamma delle emozioni umane che è possibile provare. Adesso che siamo un po' al giro di boa, sta per cominciare il girone di ritorno, qual è stato il momento più difficile attraversato dalla squadra fino a questo momento? In parte hai già risposto in precedenza. Sì, il mese di dicembre, molto semplicemente la pausa. Dalla pausa noi siamo usciti assolutamente un altro gruppo, un'altra squadra.
I motivi sono ambientali e amministrativi, con tutto quello che si sente dire, i media, le voci, le agenzie di mediazione, intendo dire le agenzie dei procuratori, piuttosto che insomma, tutte le cose che sono uscite in questo periodo sono state estremamente nocive. L'assenza di Carlos per la nazionale, l'infortunio di Prandin, di Cepic in quel preciso momento, e a questo si è aggiunto l'infortunio di Poletti, perché in quelle 2 settimane di pausa, dove noi pensavamo di praticamente risolvere i problemi di Mitch, si sono in parte acuiti. Infatti, se tu ricordi la partita con Roma, è stata la partita in cui abbiamo giocato un primo tempo eccellente, poi però abbiamo perso i pezzi qua e là. E l'abbiamo poi vinta in grande emergenza e con grande spirito, anche spinti da un palazzo straordinario. Però poi di lì non siamo più riusciti. Poi è arrivata la settimana delle 3 partite, poi è arrivata la settimana, diciamo così, del caos. E quindi sono state praticamente, abbiamo sommato 4 settimane in cui, tra problemi fisici, problemi ambientali e partite complicate da trasferte complicate, quello è stato in assoluto il periodo più difficile. Noi oggi sono 2 settimane che ci rialleniamo in maniera discreta, stiamo piano piano recuperando tutti, spero che questo momento sia alle spalle. Mentre invece il momento più bello, più simpatico, più entusiasmante vissuto fin qui. La fase di costruzione, abbiamo visto un gruppo che cresceva, che trovava coesione, che trovava spirito. Per 3 mesi questi ragazzi sono stati eccellenti, straordinari. Abbiamo costruito un gruppo veramente strepitoso sotto tutti i punti di vista, con delle lacune, con dei limiti, perché ripeto, tutti i giocatori nuovi alla fine è normale che sia così. Però il periodo iniziale è stato veramente eccellente. Infatti, che il nostro inizio, no, con 4 vittorie su 5, è stato la dimostrazione del fatto che si è vissuto nel periodo di agosto, settembre, ottobre un periodo estremamente positivo. Ti chiedo infine dove secondo te può arrivare concretamente questa squadra? Vi siete posti degli obiettivi? Avete un po' in qualche modo rivalutato determinati obiettivi che vi eravate posti all'inizio? Vi date degli obiettivi giornalieri, settimanali? Guarda, questo è un campionato in cui si può vincere e perdere con tutto, l'abbiamo dimostrato. La cosa più importante è recuperare il nostro spirito, recuperare la nostra coesione. Se lo saremo d'ora in avanti, io credo che potremo fare un campionato tranquillo, per poi andare a leggere alla fine, in una situazione di classifica così equilibrata, quanto peseranno i 3 punti di penalizzazione che noi ci portiamo dietro fin dall'inizio. Considera che le 3 squadre dietro di noi si sono rinforzate in maniera anche molto 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 importante. La partita con Tortona che verrà prossima è una partita chiave, una partita importante, una partita che ci dirà tanto del nostro futuro. Abbiamo bisogno di mettere insieme 2 o 3 settimane di lavoro e di partite solide e concrete, per poi, io credo, al mese di febbraio alzare la testa e vedere un po' chi abbiamo davanti e chi abbiamo dietro. Ok, grazie al coach Paolo Moretti per la grande disponibilità a rispondere a tutte le nostre domande e ovviamente in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie e un abbraccio a tutti e forza Mezzana.